Io l'ho detto, li conosco, conosco l'emittente di un'eccellenza, li conosco, l'ho anche toccati qualche volta, non mi sono lavato le dita per molto tempo, perché mi hanno anche dato la mano, mi danno, qualcuno mi dà del tu, addirittura a me, del tu, Montemà, mi dà del tu, eppure... Perché anche lì bisogna dire una cosa. Toccato dall'eccellenza. No, sono stato toccato dall'eccellenza. Vabbè, io voglio dire una cosa perché riguardo l'eccellenza. Se me lo permetti, poi smetto. Allora aspetta. Sì, prima finisci di pure. No, io ci stiamo riferendo per chi adesso facesse fatica a capire di che divagazione stiamo facendo. Dell'editoriale di Andrea Montemari su Ternana News apparso domenica scorsa a Liberati. Non sto imitando la Gruber, sto semplicemente più comodo di questo trespolo qui alquanto angusto. Allora, editoriale che comincia così, proprio il primo passaggio. La Ternana è tornata da Foligno con 0 punti in classifica, ma con la consapevolezza delle proprie forze, avendo dominato il derby per gran parte dei 90 minuti di gioco. Fino a qui ci può anche stare. Una superiorità netta, schiacciante, come ampiamente riconosciuto anche dal tecnico Folignate Indiani e dalle maggiori qualificate emittenti televisive perugine e da quella ternana per eccellenza. Fatto sta che abbiamo perso. Fatto sta che abbiamo perso. Aspetta. No, commenti sempre molto obiettivi e pacati, mai faziosi, fatti da persone competenti che si limitano a giudicare esclusivamente i fatti senza addentrarsi in commenti personali o a farsi condizionare dai rapporti che hanno, o meglio non hanno, con questo quel dirigente, trasmissioni che basano la loro forza sul contraddittorio, e qui dopo devo dire una cosa, e dove gli spettatori, ascoltando le voci dei protagonisti, possono farsi una loro opinione. Allora, perché qui chi semina vento, mi spiace, chi semina, chi provoca, non sono provocazioni, dopo però non può andare a piangere sempre da tutte le parti. No, questa è una cosa prima la dico io, perché visto che comunque sia, noi non saremmo la rete per eccellenza, ma il cliché, il canovaccio della trasmissione è simile a quella della trasmissione per eccellenza, ossia il dibattito a seguito di immagini, interviste con gli ospiti in studio. Dice, non si basa sul contraddittorio, a parte non è vero che noi tra di noi il contraddittorio c'è, ma è difficile avere un contraddittorio con chi si rifiuta sistematicamente di venire ospite, seppure invitato. Sono mesi che mandiamo tutti i giovedì i fax alla Ternana Calcio, come dalla Ternana Calcio richiesto, per avere un ospite della Ternana qui in studio. Ci viene risposto picche sistematiche, anzi al fax non viene risposto nulla. Telefoniamo anche perché siamo in grado anche di fare una telefonata, pur non essendo la rete d'eccellenza, abbiamo comunque il telefono e l'uso delle dita per comporre i numeri, e ci vengono fornite delle spiegazioni francamente risibili, anche perché poi i giocatori qualche volta li incontriamo per strada e ci dicono tutto il contrario di quello che ci dice la società, quindi almeno coordinate la comunicazione, ok? Quindi non ci si venga ad accusare noi e gli altri colleghi di non fare il contraddittorio, perché è impossibile fare il contraddittorio con un ospite che si rifiuta di venire. Che non è colpa nostra, è colpa vostra. Continuate a fare le provocazioni ogni singola domenica. Con bonarietà, poi dopo non ci lamentiamo. E per favore non dite che noi siamo che siete una realtà. Non la dico ci più. Ci lamentiamo nel senso che dopo non ci lamentiamo di avere dopo dei commenti di questo tipo, appunto. Che pretendono? Di comprare? Se mi permettete. Scusa, no, per finire, qui si dice che la Ternana è una realtà imprenditoriale e sociale fortemente radicata sul territorio, di riferimento per tanti cittadini ternani. Allora io non so solo che prima c'erano 5-6 mila di cittadini ternani allo stadio, adesso ce ne stanno migliaia. Allora, io non so da quanto tempo Andrea Montemari fa il giornalista e adesso l'editorialista, sicuramente il sottoscritto so 31 anni, per cui ne ho visti, insomma, no? Allora, anche qui c'è dell'eccellenza nell'ambito del grande monte, del grande mondo Montemari. Perché c'è un Montemari che personalmente considero più d'eccellenza, e cioè Simone, che è una persona diretta, poi potrà, secondo le cose che dice o che fa, sbagliare o meno, eccetera, però è una persona che dice le cose, fa i nomi, fa i cognomi, si espone. Poi c'è un fratello che probabilmente non sarà d'eccellenza, qui facciamo proprio un parallelo alle televisioni, il quale scrive
ahimè, e lo fa in modo fumoso, arcaico, involuto. Io, no, questo è un mio parere personale e come tale andrebbe rispettato. E ti dico perché, è un argomento invece a me interessa da un punto di vista giornalistico, perché qui non si fanno nomi, è il solito discorso di chi, non prende mai quella posizione, scrive, fa, accusa, mezza accusa, fai, ma allora fa nomi e cognomi, come fa spesso tuo fratello, caro Andrea, cioè esponiti un pochino, di chi è, chi non è, perché, per come, perché tu, se no, esci con questo editoriale che personalmente lì per lì mi ha fatto anche un po' arrabbiare, adesso sinceramente mi fa anche un pochino sorridere. Le emittenti, dico, sono meglio i Perugini, i Ternani, in un giornaletto della società, cioè si utilizza per cose del genere in un editoriale il giornale di una società per polemiche personali. Allora, io dico no e voglio concludere, e io concludo dicendo... Questa è l'operazione simpatia. È l'operazione simpatia, dopodiché si parla di iceberg e di altro, ma però io direi... Bisogna volare tutti più bassi, bisogna volare più bassi. Ma per primo, più scusa, bassi, Enrico, deve volare la società con, che con queste uscite penso non ottenga quello che desidera. Assolutamente diverso. Resta il fatto che secondo me si tratta semplicemente di una simpatica provocazione alla quale noi neanche abbocchiamo. Nel senso che... No, poco. No, io no. Perché? Cioè nel senso, lui ha espresso la sua opinione, ma mai che sì, va opinione. Bene, ma no, alla fine anche cioè nel senso che sì, sì, simbatici. Secondo me anche oh, a me mi fa anche anche simbatico. Io mi auguro solo ma che... non eravamo noi che le facevamo le battute nel tempo. Mi auguro solo infatti, che tra infatti, hanno imparato. Giorni, quando si giocherà a Terni liberati, dai, non ci sia altro, non ci siano altri editoriali dai, sulle radio, che ci sia anche qualche radio d'eccellenza e radio c'è morta. Vabbè, ma però, sono questi i problemi. Però devo dire, infatti, forse ha ragione Gigi, i problemi sono ben altri, perché bisognerebbe guardare un po' più avanti. I problemi sono ben altri, proprio in senso molto più alto. Anche il senso che nel senso che più ci arrabbiamo Enrico, e più. Enrico, scusami, no, anche nel senso di disamina. Chi si arrabbia? Però io insomma. Io a noi non so in quante persone ci vedono. Però se non andano tutti quelli che vanno allo stadio, leggono posso questo. Posso quelli che hanno letto questo, io do la mia risposta. Diciamo che allora, però, se posso ti posso garantire. Se questa è una provocazione della Tenagaccio, è probabilmente. È la punta dell'iceberg delle provocazioni. Anche simpatico, vabbè. Io voglio dire, ci sono altre provocazioni che magari vengono adesso da chi dico una cosa. Scusami un attimo. Non posso parlare, ci sta. Scusami. Fammi parlare. Hai ragione, però poi sto zitto. Io dico una cosa. Ci sono state delle denunce da parte, io questa la devo dire. Ci sono state delle denunce da parte di alcuni componenti della società rossoverde verso dei tifosi, i quali hanno scritto in un forum cose così in un forum, va bene? Perché si sono sentiti, c'è un tale personaggio all'interno che si è sentito leso nella sua professionalità, nella sua professione, come altri, allora perché non dovremmo sentirci lesi noi nella nostra professione, visto che siamo giornalisti, e quindi perché mai con un editoriale come questo non dovrebbe essere, è peggio di un'uscita di un tifoso in un forum. Il tifoso di un forum lo fa. Un giornalista che scrive un editoriale come questo è peggio di un tifoso che scrive in un forum. Sicuramente, però sicuramente, se uno si arrabbia. Posso dire una cosa? Io mi arrabbio. Per quasi un deterrente per drammatizzare. E voi dissociate. Le querele hanno fatto. Allora, spesso si dice se la cantano e se la suonano. Cioè nel senso ognuno fa le scelte che vuole, noi abbiamo stasera e tu particolarmente hai puntualizzato bene la tua posizione della tua televisione, di questa emittente televisiva. Io penso che ognuno può scrivere quello che vuole. Farsi condizionare, cioè qui Enrico, dice che ci sono dei giornalisti che si fanno condizionare. Enrico, tu che sei un esperto di porte blindate, non andare oltre. Lasciate. Ma io ci vado. Io sto dicendo un mio parere personale. Va bene. Va bene? Francesco. No, io volevo dire che...